Un caffè è una strada di Milano in cui convergono racconti e storie. C'è tutta un'umanità frenetica, incompiuta e disillusa in questo nuovo romanzo di Marco Balzano, che rappresenta con acume e precisione uno spicchio della nostra vita, cittadina e quotidiana. Sì, esattamente così, ecco perché la via di ambientazione è una via cittadina e i personaggi che la popolano formano una comunità quasi senza saperlo e sono persone come noi che non hanno iscritti sulla pelle dei segni e delle ferite evidenti, ma che sotto pelle hanno ciascuno le proprie nevrosi e il proprio dolore che si incrocia con quello di altri. C'è un sottofondo di insoddisfazione generale vissuta? Sì, i personaggi sono fotografati sulla soglia di una crisi, di una svolta o di un cambiamento del desiderio. Si affacciano con la loro solitudine a questa possibilità di cambiamento ed è un cambiamento che cerca nell'altro sempre una forma d'amore, di sostegno e un ascolto della propria vita. Però sembra quasi non ci credano più di tanto. Per questo finiscono per passare dal Caffè Royal, perché il bar è uno dei posti dove si possono più vedere e ascoltare persone e storie diverse dalla nostra.